Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Vediamo un sondaggio del 6 di ottobre, novembre del 2020. La coalizione formata da Meloni, Salvini e Berlusconi torna a sfiorare il 50%, la coalizione invece di centro-sinistra, o meglio l'area di governo, è a notevole distanza e Forza Italia continua a crescere, continua la sua, chiamiamola, ricrescita. Ecco, gli italiani vogliono il centrodestra al governo, su questo ormai non c'è dubbio, il centrodestra è maggioranza da molto tempo, ma non è riuscito a governare, perché ci sono quelli di sinistra, invitati dal Movimento 5 Stelle a governare, che sono abbarbicati sulle loro posizioni e non mollano per nessun motivo. Ma ora vediamo la super media AGU Trend, che è la media di tutti gli istituti demoscopici dell'ultima settimana. I primi quattro partiti sono tutti stipati in 8, punti percentuali. Vediamo che la Lega è il primo partito, anche se in calo dello 0,6%, si attesta al 24%, e segna il dato più basso negli ultimi 2 anni e mezzo. Completano il podio il PD con il 20,7%, perde lo 0,2%. La distanza tra il primo partito, che è al 24 meno il 20,7 del PD, la distanza è di 3,3 punti percentuali, mentre Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni è stabile al 16%. Però il distacco col Movimento 5 Stelle aumenta sempre di più. Il Movimento 5 Stelle, che guadagna comunque uno 0,2, si porta al 15,2%. Seguono Forza Italia, che è quasi al 7%, arriva al 6,8% con un incremento dello 0,3%. Mentre Italia Viva di Matteo Renzi, scissionista dal PD, avrebbe un 3,4%, un incremento dello 0,2%. Quindi al di sopra della soglia di sbarramento. Sapete che con l'attuale sistema elettorale i partiti che hanno dal 3% in su possono eventualmente in una prossima elezione entrare in politica, gli altri sarebbero tagliati fuori per tutta la durata della legislatura. Poi abbiamo Azione di Carlo Calenda, anche lui scissionista dal PD, che è al 3,1% invariato, quindi anche lui al di sopra del 3%, come la sinistra, che cresce dello 0,1% e si attesta al 3,2%. Mentre Più Europa con il 2% è al di sotto, sarebbe tagliata fuori dalla politica, anche se incrementa di uno 0,2%. E i Verdi, che sono stabili all'1,6%. Per quanto riguarda le aree del Parlamento, la maggioranza di governo è al 42,3%, quindi chiamiamolo non centrosinistra, ma area di governo, sono due cose differenti. L'opposizione è al 48%, quindi 48 meno 42,3%, abbiamo una distanza di 5,7 punti percentuali di vantaggio per il centrodestra. Rispetto alle coalizioni che si sono presentate alle elezioni politiche del 4 marzo del 2018, la situazione è la seguente: centrodestra 48%, centrosinistra 29,2%. Quindi la distanza tra il centrodestra e il centrosinistra è esattamente di 18,8 punti percentuali. Mentre il Movimento 5 Stelle, che non è centrosinistra, è al 15,2. LeU, Liberi e Uguali, al 3,2. Gli altri partiti 4,4. Quindi una distanza di centrodestra e centrosinistra gigantesca, 18,8 punti percentuali.
mentre Giuseppe Conte segue il suo inarrestabile crollo a causa dei dubbi forti che gli italiani cominciano a nutrire sulla gestione dell'emergenza. Mentre il primo lockdown, quello dei primi mesi dell'anno, aveva dato un impulso di consensi a questo governo, perché gli italiani si erano stretti intorno a chi governa. Funziona sempre così. Però adesso, con la seconda ondata e di nuovo gli lockdown che stanno arrivando, la gente che ha avuto il colpo della crisi sanitaria, il colpo della crisi economica inarrestabile che peggiora sempre di più, perché continuando a chiudere i negozi, la maggior parte è destinata a chiudere per sempre, soprattutto tutti quelli che sono in affitto, quelli che non sono proprietari dei muri. Quindi i proprietari dei muri sono pochi, la maggior parte dei negozi è in affitto. Quindi il commercio al dettaglio, sta avendo una quasi cancellazione. Poi magari ci saranno boom di riaperture un giorno. Ma la situazione è devastante. Ci sono intere vie di città medio-grandi, le famose vie dello shopping, che risultano deserte, deserte, proprio desertificazione delle attività commerciali, tutto chiuso, tutti i saldi per vendere tutto e chiudere i locali. Non si può pagare, non si può lavorare 3 mesi sì e 3 mesi no e pagare l'affitto. È assolutamente assolutamente improponibile. Quindi la reazione degli italiani nella prima fase, tutti intorno a chi comanda. Adesso la gente non è più intorno a chi comanda, ma è decisamente arrabbiata. E da qui in poi possono cambiare notevolmente gli equilibri elettorali. Da adesso in poi ci potrebbero essere delle clamorose sorprese, clamorose sorprese. Staremo a vedere quello che succede. Vi invito sull'altro canale, il primo, Tele Italia, a seguirmi lì. Qui su questo canale c'è un video al giorno, mentre sull'altro ce ne sono 18 ogni giorno. Grazie per avermi ascoltato, siamo anche in Instagram e in Facebook, sempre con Tele Italia. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.